Prima di tutto dobbiamo tagliare il pandoro per la lunghezza, quindi il centro. Poi, siccome la fetta è venuta molto spessa, l'ho tagliata a metà. Usando la foto di una calza che ho preso su internet, ho sagomato la torta, quindi ho iniziato pian pianino. Per la crema utilizzerò 200 g di panna fresca, 200 g di mascarpone, 2 cucchiai di Nutella, 30 g di zucchero a velo ed infine un ovetto Kinder. Quindi in una ciotola ho messo già la panna e aggiungo anche lo zucchero a velo. Invece nell'altra ho messo del mascarpone e poi la Nutella. Quindi prima di tutto monto la panna a neve e lo faccio in due ciotole separate perché ho paura che poi la panna si possa smontare. Quindi nell'altra ciotola mescolo la Nutella con il mascarpone. E poi unisco le due creme, cercando di non mescolare troppo proprio per evitare che si possa smontare la crema. E poi vado a mettere all'interno gli ovetti Kinder. Quindi dal momento che è una torta per i bambini, la bagno semplicemente con del latte. E poi la vado a farcire con la crema che ho appena realizzato. A questo punto copro tutta la torta anche con la crema. E aggiungo dei biscottini in pasta frolla, delle caramelle, degli Smarties, un po' quello che avevo già in casa, in modo da farla diventare più carina per i bambini.